Domodossola. Ciao a tutti allenatori. Ciao a tutti allenatori. No, Axo. No. Axo, ti posso dire che mi hai battuto sul tempo? Lo stai facendo tu? Sì. Io lo sapevo che prima o poi sarebbe accaduto. Axo, prego, falla tu la mia intro allora. Ah, davvero? Posso farlo? Ciao a tutti allenatori e bentornati finalmente su Pokémon Rosso Fuoco contro Verde Foglia Crazy Randomizer. Signori, oggi è un giorno importante. Si guadagnerà la prima moneta. Ma prima il team verde dovrà usare la propria. Visto che noi nello scorso l'abbiamo usata, no? Ma prima di iniziare, Dani, a te l'onore dei mi piace oggi. Quanti per questo episodio? Allora, è il secondo episodio, quindi vi voglio ancora belli carichi. Che poi dovete essere carichi fino alla fine. Che è sta cosa, il terzo episodio? No, 10.000 like oggi, eppure il prossimo, e quello dopo, e quello dopo. Dai! Ricordiamo che questa serie esce ogni lunedì e ogni giovedì alle ore 14.30. Puntuali, non fate altro perché sennò ci fate arrabbiare. Minaccioso. Noi dobbiamo stare fermi 2 minuti per colpa purtroppo del sì. team verde che qua l'ha combinata grossa. Anzi, colpa no. del team verde dove? L'avete fatto voi? L'avete lanciato voi? Abbiamo fatto tutto noi da soli in realtà. Facciamo così, spingiamo la ruota, dopodiché parto, vi do il via e voi partite. Noi siamo 2 minuti a giocare a carte o quel che è. Parto con la ruota? Vai con la ruota. E attenzione, sta per uscire per il team rosso una vita all'erba. Buonissimo. Buonissimo, signori. Sì. Questo vuol dire che il team rosso potrà revitalizzare un qualsiasi Pokémon in qualsiasi momento. Quindi giochiamoci questa carta nel miglior momento, signori. Che ne dite? Vabbè, chiaro, certo. Assolutamente. Grazie, team verde. Vale, siete troppo buoni, veramente troppo, troppo buoni. Tanto non è un problema. Voi siete fermi per 2 minuti all'inizio di questo episodio qua. Noi vi recuperiamo con la moneta della palestra. Esatto, perché ricordiamo che oggi vincerà il gettone chi batterà per primo Brock. Detto questo, ragazzi, io vi do il via. 3, 2, 1, vai! E noi! Tonks, dove devo andare? Non conosco il Bosco Smeraldo. A destra e poi a sinistra. Ma senti, quelli non solo partono in vantaggio, ma neanche il Bosco Smeraldo si ricordano. Cioè, avete avuto 2 chance per imparare il Bosco Smeraldo. Qui è in Pokémon X e Y. Latios nel Bosco Smeraldo, ragazzi. Corsi. Dani, sappiamo che a fine serie ognuno di voi potrà scegliere un prodotto qualsiasi dal Federic Store. Nel caso, appunto, abbiano utilizzato più codici sconto rispetto a un altro. Quindi, Dani, tu vai, fai il tuo spot e convinci a usare il codice sconto dell'Arz. Uno. Allora, essendo che io come prodotto da vincere alla fine di questo contest ho scelto intero fatturato del 2021 di Federic Store come premio, oggi sono qui per spammarvi il mio codice sconto da usare sul Federic Store. Dlarz 1, sono io il numero 1. Usa il mio codice, bambino. Mancano circa 30 secondi. Come siete messi, team verde? Perché io mi sto attardando per catturare Latios. Ma direi che ne vale la pena. Io ho skippato la mia cattura e sto cercando di correre il più in fretta possibile. Vai, vai, vai. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Non è finita anche se partiamo. A tal proposito, dove siete voi, team verde? Sto uscendo dal Bosco Smeraldo in questo momento. Vai, allora, vai te. Che io mi sono attardato per prendere Latios, ma non l'ho preso. Finito le ball. Attenzione, perché Bosco Smeraldo, nuova cattura. Ma non avendo io ball, non so voi come siete messi, non voglio saltarla. Quindi mi batto un po' di allenatori, faccio un po' di soldini e poi ci proviamo. Io skippo anche il centro Pokémon e entro immediatamente dentro la palestra. Hai già lì lui. Io sono già nella palestra. Sono entrato adesso nella palestra. Io ancora devo fare la cattura. Sono da Brock. Cioè, non male per uno che non sapeva la strada di Bosco Smeraldo. Mi è andata benissimo, non ho sbagliato mai. Io ho saltato la cattura per provare a battere comunque il team verde, ma ho sbagliato strada nel Bosco Smeraldo. Poi ci dice a noi dove vanno il Bosco Smeraldo. Dante si perse in una selva oscura, Axo si perse nel Bosco Smeraldo. Io ho Brock con i suoi bellissimi Pokémon di tipo roccia e ovviamente inizia con Crobat. Ah, bello, tipo roccia proprio. Ho Crop Fop che c'ha gelo pugno, quindi dovrei essere a posto. Grande, non mi far morire Crop Fop perché io e il Pardini ci siamo già affezionati. Io sono contro l'ultimo Pokémon di Brock, ha un Donphan al 14, provo con gelo pugno, spero che sciotti. No. Non ne sono sicuro. Sciotta! Ho battuto Brock! Okay. No, ce l'ho fatta. Ho battuto Brock!
Moneta per il team verde, let's go! L'hai presa? Vabbè, sì. Ragazzi. Non potevamo fare molto, comunque, per dire. Va bene così, va bene così. Una moneta per il team verde, GG, stiamo 1-0 per il team verde. Ricordiamo che vincerà la serie chi otterrà a fine serie più monete, quindi... Bimbi, li lasciamo a zero. Io sono contento che ero preoccupato entrando in questa serie di non ottenere mai una moneta. A me non ho ottenuta una adesso. Per il resto della serie non mi impegnerò mai più. No, 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 ti prego, okay, impegnati, chiaro, invece. Chiaro. La mia cattura del Bosco Smeraldo, Diglett, Sium. Se lo prendo, se lo prendo. Lo prendo? Lo... No, okay. È uscito il terzo giro, ma dai, Diglett, per favore. Diglett c'ha tuono. Cosa? Mi ha fatto tuono sull'Apras, mi ha levato 3 PS, per fortuna è a livello 4. ma entra, Diglett, santo cielo, perché non entri? Oh, preso. Che MT hai preso, Gravier? Perché Brock mi ha MT random. Mi ha dato l'MT teletrasporto. Utile. Okay. Che in realtà è buonissima. Per un razzo che è ottima. È utile per tornare dal centro Pokémon. Al centro Pokémon, sì, subito. Sì. Vi posso raccontare una botta di fortuna incredibile che ho avuto adesso? Allora, voi immaginate che siete nel Bosco Smeraldo senza soldi e senza ball. E dici, no, perché devo sprecare la cattura? Ma perché non trovare un repellente Max nell'erba adesso a casissimo, no? Che ti fa saltare tutto e ti fa fare i soldi da Brock. Oh, giusto così, giusto. Così. Team Rosso per adesso sta avendo parecchia fortuna, onestamente. Tra i leggendari che trovano, questi repellenti. Lo sai che stavo lottando contro Brock? Il suo ultimo Pokémon era Armaldo. E mi aveva appena fatto Ragnatela, impedendomi di switchare, quindi rischiando di perdere poi Groudon. Nel momento in cui tu hai detto il team rosso sta avendo fortuna, ho fatto brutto colpo e ho vinto. Axo, verrà il giorno che te lo tireranno giù quel Groudon. E quel giorno io festeggerò. Quando lui ha detto quella cosa, un Torkoal mi ha fatto autodistruzione e stavo quasi per morire. Però non sei morto, quindi comunque va bene. In questa generazione come funziona autodistruzione? Perché mi ricordo tipo in Diamante e Perla faceva un male incredibile. Allora, autodistruzione in questa generazione qua ha 200 di potenza, ma ha un effetto nascosto che dimezza in maniera occulta la difesa dell'avversario. Quindi è come se avesse 400 di potenza. Quindi fa come in Diamante e Perla, che è praticamente un brutto colpo assicurato. Fino alla quarta genere è stato così. Quindi autodistruzione fa un bordello. È il motivo per il quale i Voltorb non hanno attacco, ti tirano giù sempre. Io comunque ho catturato un Diglett nel Bosco Smeraldo, ma mi sono dimenticato di dargli il soprannome, quindi è Diglett lui adesso. Hai perso, Dani, hai perso la Nuzlocke, che era obbligatorio. È vero. Sì, sì, finita. No, dai, è Diglett, è a tuono e stordipugno. Ah, come abilità sapete cos'ha? Acqua aiuto, utilissima. Ma facciamo il punto della situazione, quindi ora raggiungiamo Brock e gli altri possono andare avanti fino al Monte Luna e poi al Monte Luna si possono fermare, quindi c'è tutto un percorso pieno di allenatori, in bocca al lupo ragazzi, e nel prossimo episodio il primo che supererà il Monte Luna vincerà una medaglietta. Oh mio Dio, mi hanno usato idrocannone. Sono vivo. Prima mi uso l'autodistruzione, poi idrocannone, mi fanno prendere dei colpi. Però io sottovaluto sempre le difese di Lord Ilix, quindi sto a posto. Ah, è vero, posso correre adesso. Me ne ero dimenticato, stavo camminando. Avete preso lo strumento invisibile che c'è vicino al museo di Plumbeopoli? No. Io non ho preso nulla, Dani. Io ho corso. Grazie, e basta. Dani, due cose, queste cose si dicono in privato comunque, non dovrebbe essere. Sì, era una bacca pera, se la volete. Dani, dov'è? Trovatelo. Scrivimelo in privato, Dani, dov'è? C'è tipo un cortile all'esterno. Ma porca miseria, il primo allenatore della palestra di Brock c'ha Jolteon. Ma avete rotto il cazzo con questi Pokémon di tipo elettro. Madonna. Così capisci la mia sofferenza, io che c'ho Cropfop, mentre il mio rivale che c'ha Ampharos. Intanto mi sono finito tutti gli allenatori del Bosco Smeraldo, ufficialmente tutti. Ho usato repellente, vado a comprarmi le ball, torno nel Bosco Smeraldo e poi mi faccio Brock nel chill io. Diglett è andato KO. All around me are familiar faces. Lars, lo sai l'oggetto che ci hai detto dove trovare? Era un moneta muleto. No, dove sta? No, sassata su... Oddio, 4 PS Ninjask! 4 PS Ninjask, si è piato una sassata! Vabbè, io ragazzi, allora vado da Brock... Brockettino, qua. Sì, io vado a depositare Diglett, che è morto, catturato, non soprannominato, morto subito, perfetto. Era destino, non l'hai soprannominato, Dani, scusa. No, è subito crepato. Vai, affronto Brock, va? Vai, Brock, sì, ti voglio sfidare. Let's go.
Immagino tu che arrivi davanti a lui. Sì, sì, Brock, sì, sono io, ti voglio sfidare. Sì, let's go, sì. E lui tipo tutto cringiato, tipo, okay. Tutto, lui tipo, ok, va bene. Che problema ha questo? Ho scoperto una cosa che preferisco non dire, perché se la dico ad alta voce è un problema. Vabbè, la devo dire per forza. Med ha fatto in modo che si può correre dentro gli edifici, lo sapete? Cosa che io non sapevo. Davvero? L'ha fatto? L'ho detto per essere corretto, gente, perché altrimenti dai. Dai, ma mi ha fatto due idropompa di fila su Blaziken. Madonna, come godo. Vai, ora ho battuto Quillfish e ciao, il prossimo Pokémon capiamo. Capiamo. Ah, il prossimo Pokémon è capiamo? Vai, sono contro Brock, ragazzi. Donphan? Yeah. Va bene, Donphan, dai, per Lapras va bene. Ora ti fa tuono. Fanghiglia. E vabbè, ragazzi, ho ottenuto la monetina come ultimo che ha battuto Brock? No. Non penso funzioni così. No? No. Non credo esista. Greve. Greve Brock con Pokémon finale Ariados, che c'ha l'abilità che ciondola. Bravo, bravo. Sconfitto Brock. Quante monete ho vinto? Zero. Però in realtà ho vinto la medaglia sasso. Quanti spin mi dà la medaglia sasso? 4. 3 Pokémon che mi hanno usato idrocannone. Tutti diversi. Ma perché è così comune come mossa idrocannone? Non lo so. Med. Porca puttana. Io rischio contro Salamence, ragazzi. Io ho appena trovato uno che c'ha un Flygon. Questo è Moltres. Che ha usato rimbalzo. Io non l'ho detto perché pensavo fosse vita ordinaria, ma un pigliamoschi aveva Entei come unico Pokémon. Wow, ordinaria così, ok. Ordinarissimo. Ma domanda, solo io ho balzato la cattura del Bosco Smeraldo e la devo ancora fare o alcuni di voi devono ancora fare? No, io l'ho fatta e mi è morto. Ma la domanda è, nel prossimo episodio il team verde spinnerà o no? Verrà deciso durante la nostra seduta di allenamenti serale. Sì, tutte le sere, guarda. Ma che livello c'avete il vostro Pokémon più forte? Perché il mio Pollo livello che è una bellezza. Il mio 18. Io 17. 14-15. Bello, io 14-11. Okay. Aerodactyl. Via. Oh, percorso 3, vediamo di fare una catturina qua. No, l'allenatrice. Oh, ma è fortissimo, ragazzi, con fuoco pugno shotta tutti. Manco devo. E ci credo, ce l'hai al 44, ce l'hai. Ovviamente. È fortissimo, grazie. Bro, allora, questa è la serie mia, dici lei, ok? pallone mio, ho capito. Vai a casa. Mamma mia, Vaporeon mi fa paura contro voi. Fagli vampata, Vaporeon. È sempre stata truccata se c'hanno uno start che è Groudon. No, vergogna. Intanto avete vinto voi, però, la medaglia. Com'è sta cosa? La medaglia. Perché siamo più bravi, è diverso. Cropfop vuole imparare geloraggio. Nice. Ma chi è Cropfop? Cropfop è il mio starter, è Walrein. Eruzione è forte, madonna. Però che levo, fuoco pugno? No, poi c'ho pochi PS. Ma che cattura c'è oltre Bosco Smeraldo, Tonks? Percorso 3 e basta. Perché la cattura del Monte Luna la facciamo dopo. Vai, B-Movie 2! Lapras! Oh mio Dio, se riesco a catturare sto Lapras. È un Lapras con Piovischio. Con Piovischio. Mamma mia, Lapras. È fortissimo. Lo devo assolutamente catturare. Allora, con Piovischio praticamente idropompa infallibile. No, idropompa fallisce sempre, però. No, aspetta, con Piovischio cos'è che faceva? Cioè, fa mette la pioggia tuono. In campo. Tuono. Ah, tuono, scusami, non idropompa, volevo dire tuono, sì. Tuono e tifone. A baraonda sto Lapras, però. A baraonda. Sì, lo so, ho usato il rimbalzo perché voglio provare a paralizzarlo. Ok, dai. Domandolo capo. Ok, ho perso un Pokémon. No! Chi no, è? Perso, forse no, dipende da quante giro lancia. Ne ho usate solamente due. Classica Poketonks mossa. Piange in anticipo e procede a vincere. Piange in anticipo, questa cosa è Pokemazzarri proprio. Oh, questo pigliamosche ha Celebi. Ma come mai pigliamosche catturano così tanti leggendari? Nel bosco, sai. Celebi ci sta, è lore. Celebi. Gli altri allenatori si laureano, no? Sì. I pigliamosche vanno in giro a cercare in sé. Pokéball. Proviamo. Uno. Nah. Pokédons. 13 Pokéball le lancio tutte quante. Non posso indebolirlo di più, però. Quindi... Raga, vado anch'io per la cattura. Questo era Menchi, Dani? Minchia, Espeon. Questa allenatrice c'ha Espeon. Megacorno, vai B-Movie 2. Megacorno shottato, perché io poi ho trovato pure lo strumento che si è dato potenzia alle mosse con le otte, non gliel'ho dato a Ninja. Oh, bello Meganium con siccità che mi hanno mandato contro.
Sì! Ho preso Lapras nel frattempo. Oddio, come lo chiamo Lapras? Dani, come chiama il tuo Lapras? Nessi. Ok, lo chiamo Nossi. Perfetto. Lo chiamo... No, non è così che funziona. Però chiamalo CR7. Sto leggermente in difficoltà perché c'ho un'altaria che non gli puoi fare mosse fuoco. E io ho 3 mosse fuoco in squadra e parassiseme. Penso che sì, ma è al 9. Sei al 77, Fede. Ma non posso fargli mosse fuoco, non me le fa fare. Switch, metti un altro Pokémon. No, Delchetti, io lo odio, ragazzi. Io, ragazzi, sto facendo di tutto per farmi vedere dagli allenatori, proprio. Non lo sto facendo apposta. Latias, mandato in campo da Ben Bullo. Vai, Ninjask. Ce l'ho i soldi per il Magikarp? Ah, non ce l'ho, non ho i soldi per il Magikarp. No, neanch'io, mi son venduto pure l'anima. È vero che c'è il Magikarp. 500 poche dollari li faccio col moneta amuleto. Ma sarà randomizzato quel Magikarp lì, ragazzi. Appunto, sì, per quello certo. Voglio provare a prenderlo. 500 di solito. Niente, io ho ammazzato Delchetti. Anche perché c'è il problema che ora c'è, siamo troppo livellati, li ammazziamo. Certo che sfigo trovarlo con fuoco ardore, ragazzi, è proprio una sfiga incredibile. Ma comunque l'ho fatto fuori di parassi seme, forse mi faceva continuamente per forbetti su Blazzi, che era un po' rischioso, però. E ragazzi, io un attimo che evoco la mascotte. Da Drake, cosa ne pensi di questa lotta? È una grandissima lotta, Federic. Effettivamente sono molto soddisfatto. No. Mi piace assai. No, non quello quel vero. Da Drake, quell'altro. Da Drake, ci sei? È stata molto emozionante, devo dire. Grazie. È stata emozionante. Un commento tecnico. Lo so, mangiato pure la spianata calabrese. Papone. Va buon, ragazzi, io procedo a fare la cattura allora. Scherzavo, mi ha fermato un'allenatrice mentre... Ma come ci siete già arrivati la cattura? Sto mettendo 2 ore a fare il percorso 3. Ma boh, gli allenatori sono impossibili qua, Sono posizionati proprio in un modo domanda. Se il Magikarp è Magikarp, lo possiamo tenere o no? Sì, è un gifted, teoricamente vale. Vediamo un po' che Pokémon è. Ho acquistato un Magikarp che in realtà è un... Appena soprannome sì. No, è sempre un Magikarp. No, davvero? Ah, non è randomizzato? La mia cattura è Regirock. La mia cattura è Regirock. Ci provo almeno, non ho tutte queste Pokéball. Però vale la pena provarci. Quante ball c'hai? 9 Pokéball per prendere Regirock. Tra l'altro sta facendo Baraonda, che è un peccato perché io... Ok, ho Melo d'erba. Lo posso addormentare ora che ha smesso di fare Baraonda. 55 di precisione, buona fortuna. È entrata, Pardo, grazie. Mamma mia! Siete imbarazzanti. Tipo orribile. È entrata? Mamma. Certo, appena il Pardo ha detto 55 di precisione, Baraonda procede a entrare. Team Rosso, che avrete bisogno di tutta questa fortuna fino all'ultima goccia, perché senza vi avremmo già fatti a pezzi. Sì, ma tanto non lo prendo mica, Regirock. Signori, Axo penso che ci racconterà nel prossimo episodio se ce l'ha fatta o no. Sì. Penso che... ci vediamo prossima settimana con un altro episodio. Mi raccomando, un bel mi piace, un commento, iscrizione a tutti quanti. Grazie. E se adesso dobbiamo arrivare a Monte Luna, faremo off camera tutti gli allenatori e quello che ci manca, altrimenti questi video durano troppo. Grazie. E ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.